Il titolo di questa conversazione, il sottotitolo di Conversazione con un mistico. Quello è solo per te. Io non converso con un mistico, quindi sono a mio agio. <ride> quello è compito mio, quello è compito mio, capito, lo so. E ho molte domande, sai? Sadhguru ha detto: Non ho mai visto nessuno con così tante domande. Ha detto: Nessuna risposta, solo domande. Penso che il sottinteso di cui sto parlando in realtà perché mi è piaciuto. Sia un simposio esperienziale, per oggi esperienziale, sulla salute ottimale e il benessere. E penso che ci sia davvero molto di cui possiamo parlare anche in questa frase. Un ruolo dell'esperienza: dirò che, siccome il mio ufficio è responsabile per la trasformazione culturale, sono, sono diventata ossessionata con cosa è cultura. E la definizione che uso perché guida le nostre strategie è il comportamento. Questa definizione mi è stata data dall'ammiraglio Grossenbacher, il comportamento collettivo o individuale, basato sull'esperienza e sugli stimoli. Che significa che se vogliamo trasformare o cambiare ciò che è il modello medico oggi e l'assistenza sanitaria oggi, non possiamo partire solo dai dati. Se la gente non ha un'esperienza interiore non cambierà molto. Puoi dire qualcosa su quale pensi sia il ruolo dell'esperienza oggi e dell'assistenza sanitaria? Vedi, devi capire questo. Ampiamente, per la maggioranza degli esseri umani, l'esperienza viene come creata e regolata dal modo in cui pensano e sentono. Ma ciò che pensi e ciò che senti... Non deve necessariamente avere niente a che fare con la realtà in quanto tale. C'è qualcosa che si chiama una realtà psicologica e c'è una realtà esistenziale. Controllando o gestendo la realtà psicologica bene, molte persone possono diventare sane. Molte. Perché per molte di loro quella è la causa del loro disturbo. E può anche sistemare altre cose, in una certa misura. Quindi, come ora, Mitch stava parlando, sai, di qualcuno che prega e qualcuno che crea un certo approccio intorno a sé: di amore, di cura e compassione. Questa è tutta struttura psicologica. Crei una struttura psicologica con cui diventi aperto a certe dimensioni della vita. Diventa possibile fare transazioni in un certo modo, con la quantità minima di attrito e crea benessere. Ma c'è una dimensione esistenziale in questo. Esistenzialmente. Ciò di cui sei fatto, ciò di cui il mondo è fatto, se lo osservi, questo è l'aspetto più fondamentale dello yoga. Questo si chiama Buddha Shuddhi. Questo significa purificazione della natura degli elementi. L'intero universo è una manifestazione di cinque elementi. Così è questo corpo. Di questi cinque, ce ne sono solo quattro che puoi veramente gestire. Di un altro fai solo esperienza, è l'atmosfera per gli altri quattro. Quindi la terra, acqua, fuoco, aria e spazio. Quindi in realtà ne devi solo gestire quattro. Con quattro ingredienti, così tanta magia e scherzetti accadono nell'universo. Se ce ne fossero quattro milioni, non saremmo in grado di gestirli. Quattro di sicuro li possiamo gestire, non è così? Quattro ingredienti: se funzionano come vuoi tu, allora ogni cosa in te sarà fantastica. Di questi quattro, il 72% di te è acqua, cioè il tuo corpo in realtà è acqua, lo è anche il pianeta. La stessa composizione del pianeta la possiedi nel tuo corpo. Circa il 12% è terra, circa il 6% è aria, il 4% è fuoco, ciò che resta è spazio, è così che viene visto. Se padroneggi questi quattro, anche se hai solo un po' di controllo su questi quattro, vedrai, miracolosamente, genererai salute all'interno del sistema. Se fallisci in questo, allora il livello successivo per gestirlo, è che la natura ha fatto evolvere certe cose sotto forma di erbe e molte cose che sono salutari per noi. Quindi possiamo imparare a usarle. Se fallisci in questo, allora puoi creare una struttura psicologica che creerà salute per te. Se fallisci in questo, allora opti per il trattamento chimico. Se fallisci in questo, allora opti per una chirurgia. Questa è l'escalation: l'intervento diretto di tagliare qualcosa, mettere qualcosa. In mancanza di altro, sei capace di farlo. Ma ora stai parlando di una cosa su larga scala, per tutte le popolazioni. Pensiamo sempre che nulla di sottile possa essere fatto su larga scala. Non sono d'accordo, questa è la mia opinione. Perché è solo che non abbiamo fatto abbastanza lavoro in quel senso e supponiamo che non sia possibile. Creare una certa sensibilità verso qualcosa e approcciarsi ad essa in un modo sottile è possibile, ma è possibile solamente se entra in ogni casa, se ogni genitore, ogni uomo e donna nel mondo o nel paese inizia a lavorare in quella direzione. Quando vuoi che un obiettivo così grande venga raggiunto, non accadrà dalla mattina alla sera, dobbiamo avere la volontà di essere dedicati per un'intera generazione o due, poi qualcosa accadrà, qualcosa di meraviglioso accadrà. Ma al momento siamo nel mondo di oggi, ogni cosa deve accadere entro questa sera. Se non accade, domani la buttiamo via e iniziamo un nuovo progetto. Quindi in questo contesto non accadrà. In questo contesto è meglio che lavoriamo verso un cuore di plastica, un fegato di plastica, e un rene di plastica, che possiamo iniziare a cambiarli ogni cinque anni e in qualche modo funzionare. Vedi, salute non significa che solo i parametri medici vanno bene. Salute significa che devi sentire un certo senso di integrità. La parola stessa salute proviene dalla parola integro. Un certo senso di integrità. Quando ti svegli la mattina sei più vivo di quanto non fossi quando sei andato a letto. Ti senti dieci anni più giovane del momento in cui sei andato a letto. Se ti senti così significa che sei sano. È semplicemente che tutti gli esami mostrano che sei normale. Quello comunque non è normale perché non hai nessuna esperienza della salute. Quindi quando dici esperienza, in definitiva siamo venuti qui solo per fare esperienza della vita, non è così. Quindi sappiamo che l'esperienza è l'aspetto più importante della vita. Ora stiamo parlando della parola esperienza in due modi diversi. Uno è la nostra esperienza della vita stessa, quanto profonda e quanto meravigliosa è. Oppure quanto brutta e quanto sgradevole è. Quindi la piacevolezza che generiamo nel corpo. Chiamiamo questo salute. Adesso questo è l'oggetto della discussione. Non voglio andare oltre. Ma la stessa piacevolezza, se tocca una frequenza più elevata, la chiamiamo piacere. Ma se la tua mente diventa piacevole, la chiamerai pace. Se diventa molto piacevole, la chiamerai gioia. Se le tue emozioni diventano piacevoli, lo chiamerai amore o affetto. Se diventa molto piacevole, la chiamerai compassione. Se la tua stessa energia vitale, se la rendi piacevole, la chiamiamo beatitudine. Se diventa molto piacevole, la chiamiamo estasi. Questo è ciò che un essere umano cerca costantemente. Vuole piacevolezza all'interno. Ebbene, se i tuoi dintorni diventano piacevoli, lo chiamiamo successo. Questo è ciò che ogni essere umano cerca tutto il tempo. C'è tutta una scienza di come creare la piacevolezza interiore. La piacevolezza esteriore necessita la cooperazione di molte persone. Non è solo tua. Ci sono altre parti in causa che possono voler renderla spiacevole per te. Necessita della cooperazione di molte persone. Ma la tua piacevolezza interiore è al 100% tua. Ma perché non ti sei impegnato per essa? Non ci siamo impegnati per essa perché generalmente abbiamo diffuso questo messaggio. Non è possibile, a meno che ogni cosa nell'universo è sistemata. Quando sono venuto per la prima volta negli Stati Uniti, una parola che sentivo ovunque era gestione dello stress. Non riuscivo a capirlo, perché nella mia mente gestiamo le cose che sono preziose per noi, la nostra famiglia, la nostra ricchezza, i nostri affari e qualunque altra cosa sia di valore per noi. Perché qualcuno vorrebbe gestire lo stress è qualcosa che non sono riuscito a capire per un po'. È solo perché abbiamo diffuso l'idea che lo stress è una parte della tua vita. Lo stress non è una parte della tua vita. Lo stress non è a causa del tuo lavoro. Lo stress è semplicemente perché non sai come gestire il tuo stesso sistema.